capita un giorno in fine settimanale. Avendo stabilito che si deve svolgere in una sola, come dire, data, e una data che non è più quella, tutto dalla mattina delle 8 ai seggi si chiudono il 23, è del tutto evidente che l'impegno da parte di chi legifera è la maggiore affluenza al voto che si determina in un giorno non lavorativo, non infrasettimanale, nella domenica. Io credo onestamente che queste siano le ragioni per le quali il Senato non ha nemmeno apportato modifiche a questo, fermo mantenendo, come dire, le posizioni legittimamente espresse. Proprio per questo credo che sia doveroso da parte della Camera convertirlo il più velocemente possibile, perché, come dire, la conversione è data dai tempi del decreto e nel frattempo la campagna elettorale credo che sia stato molto avanzato. Grazie, sottosegretario Amici. Dovremmo ora passare al seguito dell'esame del provvedimento. Tuttavia, poiché l'ordine del giorno prevede che l'inizio delle votazioni abbia inizio alle ore che l'inizio delle votazioni sia alle ore 11:30, sospendo la seduta fino a tale ora. Nel frattempo avranno la possibilità di riunirsi il Comitato dei Nove e la Commissione Bilancio per esaminare gli emendamenti presentati. La seduta è sospesa.